di questo conflitto. Torniamo allora a Versailles, c'è il nostro inviato Gabriele Martelloni. Gabriele. Da parte dei paesi dell'Unione Europea, così come è stato per le sanzioni, per l'accoglienza dei profughi, anche per gli aiuti civili e militari, a partire da quella energetica, ma anche nel settore agroalimentare. Proprio sulla questione dell'energia, più volte il Presidente d'Italia, per l'Italia è quello di ridurre, se non eliminare, la dipendenza dal gas russo, quindi sul fronte.